Allora, noi siamo residenti in una zona che chiamiamo il Lazzaretto, proprio perché fa riferimento alla chiesa del Lazzaretto. Sono un po' di vie di Porta Venezia che da anni soffrono del problema della malamovida, che si traduce in orari folli notturni, con le vie completamente intasate di persone in mezzo alla strada, che impediscono il passaggio prima di tutto delle auto, ma anche ormai dei pedoni. E noi non riusciamo a dormire e a riposare e a chiacchierare nelle nostre case sino a notte fonda, proprio perché abbiamo centinaia di persone che schiamazzano sotto casa. A fronte di un delirio del genere, nei confronti del quale abbiamo cercato di mettere in atto tutte le misure istituzionalmente possibili, non abbiamo mai ottenuto risposte. Recentemente 34 di noi si sono costituiti nei confronti del Comune di Milano chiedendo i danni proprio per il risarcimento del danno derivante da questo stato delle cose. Da lì in poi, anche all'esito di pronunciamenti giurisprudenziali favorevoli ai residenti, il Comune si è accorto che effettivamente la questione della malamovida non era solo il modello Milano, il Milano che si rianima, la socialità ritrovata, ma era anche scaricare per strada una serie di problemi rilevanti che hanno a che fare con la salute delle persone, perché, come dicevo, noi siamo regolarmente esposti a un rumore che va ben oltre quello che è la soglia della tollerabilità. Poi abbiamo problemi di mobilità, perché ancora una volta, come ho già detto, non riusciamo più nemmeno ad arrivare nelle nostre case perché ci è impedito di camminare sui marciapiedi totalmente invasi da tavolini, da sedie, da avventori, Cioè, non stiamo in mezzo parlando alla di strada di posteggi, Torino. quando parliamo di mobilità non parliamo di posteggi o cose, parliamo di a piedi, cioè, mi hai detto Elena, cioè, questa cosa Allora, qui parliamo di tutto. è La una cosa che è mobilità è veramente il grossa. diritto. Sì, ma la mobilità è il diritto di muoversi, è il diritto di circolare liberamente. Questa libertà ci viene negata perché la mobilità, la viabilità Ma di queste tutte le vie sere, Elena, ormai è tutte le sere seriamente così. compromessa. Cioè, non c'è, come dire, Allora, non è più solo il venerdì sera che uno dice, è un giorno, mando giù il boccone amaro un giorno alla settimana. No, ormai è sempre così tutte le sere. Ovviamente la questione è più rilevante durante il weekend, quindi diciamo dal giovedì alla Eh beh, lo domenica so e già. con picchi il venerdì e il sabato. Poi d'estate naturalmente si spalma un po' più sulla settimana, ma vede qual è il problema? È che si è sdoganato un modello in forza del quale la gente si sente autorizzata a stare in mezzo alla strada. Allora, anche le persone migliori del mondo, anche le più educate, posto che purtroppo non sempre è così, se sono in 100 a chiacchierare, come succede in molti ristoranti, no? Di cui tutti abbiamo esperienza, se non c'è un'insonorizzazione buona e un ristorante un po' ampio, se è affollato, per parlare bisogna urlare. E questo è un fenomeno normalissimo. Chiarissimo, allora ritorniamo sul tema fra pochissimo perché adesso un po' di musica, ma poi appunto ritorniamo bene perché la chiamata malamovida, e questo mi piace perché appunto non vuol dire essere contrari al tutto, ma contrari quando le cose vengono lasciate Gestite, gestite ma. male. Sophie and the Giants, Sophie and the Giants, scusami, DNA. Continuiamo con il nostro ospite, parliamo appunto di Malamovida, parliamo della zona via Lazzaretto, lì dietro Porta Venezia, per Via intenderci, via Lecco, sì. Lecco, insomma, quelle vie lì. Zona di recente boom Sì, della movida, ormai diciamo. non, sì, ormai Cioè, sì. tanto tempo sì, Sì, però diciamo non sono i l'ultima delle navigli. Sì, zone che si esatto. sono andate ad aggiungere, e anzi, viene da dire, visto che si aggiungono, ma i problemi rimangono sempre quelli. Esatto. E in pausa stavamo parlando appunto, mi piace la frase che hai usato, contrapposizione tra interessi legittimi. Appunto, si stava parlando di questo perché sostanzialmente i commercianti sono legittimati ad avere l'ideor, però entra in gioco il diritto alla salute. Stavamo parlando di quello, giusto? Sì, certo. No, infatti la questione è sottile da un punto di vista giuridico, ma molto molto chiara. Poi purtroppo è invece molto evidente dal punto di vista pratico. Allora, dal punto di vista giuridico, il diritto alla salute è tutelato dalla Costituzione ed è prevalente anche sugli altri diritti che la Costituzione garantisce, in particolare quello di fare impresa e di fare business. Quindi mettiamo subito in chiaro questa cosa, che non c'è una contrapposizione dove si gioca alla pari. Il diritto alla salute, nel momento in cui la salute dei cittadini soffre un gravissimo nocumento, ovviamente tutte le altre cose scemano, cosa che ovviamente non avviene. E per noi la salute significa l'Organizzazione Mondiale della Sanità più mille altre organizzazioni che hanno decretato che l'esposizione a un rumore continuo e ricorrente
genera danni alla salute, che sono anche stati quantificati in termini di ore di vita persa e di malattie gravissime che possono insorgere. Quindi chiariamo il fatto che stiamo parlando di una cosa molto seria, non è un cittadino arrabbiato, non è l'emozione del momento, non è un oscurantismo, non è niente di tutto questo. Sono situazioni molto, molto concrete, molto reali e, ahimè, molto spiacevoli. E questa è una cosa. Poi è chiaro che nelle città si tratta di convivere e di far convivere interessi legittimi. Uno di questi è sicuramente anche uno non normato, nel senso che il diritto al divertimento non esiste nella Costituzione, non esiste nelle leggi, ma siamo ben contenti da persone che siamo di poterci anche divertire. Il problema sono le regole che devono essere chiare e soprattutto devono essere fatte rispettare. Adesso vorremmo parlare del provvedimento che si sta realizzando in Porta Esatto. Venezia in modo sperimentale per un mese, quindi sono state individuate delle regole, noi le riteniamo assolutamente inefficaci e insufficienti, ma il vero problema è che sino ad oggi le leggi che la Costituzione, il Codice Civile, eccetera, hanno individuato non sono mai state applicate, perché sotto casa nostra vengono commessi degli illeciti continuativamente e nessuno interviene. L'illecito è blocco della circolazione, spaccio di droga, prostituzione, imbrattamenti, di tutto e oltre che disturbo alla quiete pubblica, tutto quello che abbiamo già detto. Negli anni non abbiamo avuto la grazia di ricevere alcun tipo di presidio, quindi siamo stati abbandonati e le nostre richieste plurime fatte alla polizia locale, ai carabinieri, alla polizia di Stato sono rimaste assolutamente inascoltate. La situazione è degenerata. È degenerata perché sia il pubblico, diciamo, di persone anche per bene, per l'amor di Dio, però ovviamente in mezzo alla strada in 200 non possono che Chiaro. fare un rumore esagerato, non possono che impedire il transito delle macchine delle persone, e poi perché hanno creato l'humus, diciamo, ideale per l'arrivo della microcriminalità. E La questo è mia, vi tutt'altro assicuro, io tema, ci vivo da chiaramente. sempre, era una zona sicurissima. Adesso qualcuno vi tirerà fuori la storia di 50 anni fa, la mala, le sparatorie, ma tutte sciocchezze che appartengono Storie da romanzi, dai, quelle. a un tempo passato. Vado avanti. Sì, prego, 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 prego. Ah, scusi. Quindi io ribadisco, vivo in quel quartiere da più di 30 anni, ci sono sempre stata, anche quando ero all'epoca giovane, totalmente vivevo da sola, non ho mai avuto alcun problema, non c'era alcun problema di sicurezza. Oggi i miei figli escono con paura, tornano esclusivamente in taxi, posto che far venire un taxi a casa nostra è quasi impossibile, perché conoscendo le difficoltà di viabilità si rifiutano di venire, e anche questo è un fatto assolutamente acclarato. E dopodiché mia figlia torna dall'università e ha paura alle 6 di sera d'inverno perché è buio. Ma perché? Non perché ci siamo spaventati e suggestionati, perché l'incidenza dei fatti di microcriminalità, i cosiddetti reati predatori, sono aumentati in maniera esponenziale. Cioè, noi abbiamo vicini di casa, io corro in terra per ora, non ho subito aggressioni, furti e quant'altro, ma molti dei miei vicini di casa sono stati borseggiati. La ragazza che vive sopra di me, quando entra e con fatica cerca di parcheggiare la macchina, in alcuni casi hanno tentato di entrarla in macchina, comunque la spaventano. Cioè, c'è una situazione che è inutile che qualcuno si strappi le vesti, è oggettivamente fuori controllo. Allora, Adesso dei segnali di diciamo, ravvedimento ci sono, devo dire, ancora assolutamente troppo deboli. ti chiedo, adesso parliamo per bene un attimo di questo piano che appunto prevede la chiusura anticipata, delle Sì. ore, eccetera. Abbiamo visto che Granelli il primo weekend è venuto anche lì in Porta Venezia. Però prima ti chiedo, il rapporto con i commercianti. Voi vi siete interfacciati, immagino, come Comitato Lazzaretto ai commercianti. Com'è andato? Com'è andato il dialogo? Allora, Per chi non per ci vera vede, per chi ci onestà. stesse ascoltando solo in radio, vi dico, andate a rivedere l'intervista perché ha fatto un sorriso abbastanza esplicito, Elena, devo dire. Era un sorriso un po' così amaro, mi sembrava, Elena. Ma allora, io parlo della mia esperienza personale, che appunto vivendo lì da sempre, quando sono arrivati, ovviamente i rapporti erano più che cordiali. E ovviamente, quando la situazione ha cominciato un po' a degenerare, il tentativo è stato quello di parlarsene, scusate, di parlarci. Quindi, ma senti, per favore, non è che puoi abbassare la musica, ma guarda che tutta sta gente in mezzo alla strada, non puoi tenerla. Insomma, si è tentato anche un certo tipo di dialogo.
Poi quando siamo andati a livello istituzionale, perché ovviamente col dialogo personale non si è ottenuto nulla, abbiamo cominciato a muoverci a livello istituzionale e naturalmente lì si sono cominciate a creare un po', come dire, fazioni contrapposte, dove noi, credo, siamo sempre riusciti a parlare in maniera civile e cercando di trovare delle soluzioni appunto di carattere istituzionale, che passassero attraverso le leggi esistenti e il loro rispetto. Dall'altra parte, onestamente, da lì in poi abbiamo trovato da parte di quasi tutti una chiusura e anche un atteggiamento abbastanza scomposto, perché purtroppo frasi tipo se non dormite prendetevi l'Exotan o se non vi piace star lì cambiate casa sono state ricorrenti. Quindi diciamo che l'interlocuzione con loro di fatto è finita. Loro credono di avere tutti i diritti del mondo di fare quello che fanno, sbandierando il fatto che assumono le persone e fanno business e quindi fanno andare avanti l'economia di Milano e noi ovviamente facciamo valere il fatto che non si può trasformare una zona in un inferno. Poi io tra l'altro oggi parlo perché vivo in Vialecco e faccio parte del comitato Lazzaretto, ma la verità è che questa situazione si replica in centinaia di strade di Milano, tant'è che noi come comitato facciamo rete a livello cittadino con altri 14 comitati, abbiamo fondato il comitato Milano Degrado e Malamovida e a nostra volta facciamo rete a livello nazionale, cioè il tema della Malamovida non è nato in Vialecco. E non va risolto in Vialecco, per cui anche la delibera, l'ordinanza in forza della quale per un mese in via sperimentale si fanno questi orari ridotti, eccetera, eccetera. Insomma, è un po' un marginalizzare il problema, pensare che lo risolviamo quando Vialecco, ammesso e non concesso, e per ora vi assicuro che non è concesso, tornerà a una vivibilità. Cioè, la Malamovida è un sistema che ha inquinato la vivibilità delle città in maniera molto molto diffusa e radicale, quindi non è Giustamente Vialecco, Elena, come è dici un tu, appunto, problema di tutti. bisogna intervenire forse a livello proprio istituzionale, ma molto più alto, nel senso che appunto è un problema che non è riconducibile solo a Vialecco, solo alla Darsena o solo ad altri posti di Milano o di altre città, ma appunto è anche un problema forse culturale, forse bisognerebbe culturale anche per chi Assolutamente. inizia anche un'attività, per chi va a vivere in certe zone, cioè, nel senso, è comunque il tema, come dicevi prima, interessi legittimi da entrambe le parti che però vanno a scontrarsi, quindi a un certo punto bisogna comunque trovare una sintesi, perché, ma anche nel bene di tutti, cioè, ma soprattutto anche nel bene della città e poi infine per il bene di chi abita in quelle zone. Dopo appunto ritorniamo allora a parlare di questa delibera e vogliamo chiederti bene come funziona. Piccola pausa perché andiamo adesso invece con un po' di musica, con una Loretta Goggi dannata, ho voluto metterla, sì, ho voluto mettere così questa Loretta Goggi dannata con Maledetta Primavera qui su Cristian Radio a Good Morning Milano. Maledetta primavera, non è male mettere maledetta primavera il 17 di novembre, però suona anche bene, no? Maledetta primavera, chissà quando arriverai, capito? Sarà così. Con questa Sì, con veemenza, questa ragazzi, è veemenza. Sì, cattivissimo. anche se insomma, quando arriva il bel tempo, sono guai in quel del quartiere Lazzaretto, vero Elena? Voi sperate Accidenti, in un è inverno vero. rigido e la vostra speranza è nel meteo, ma pensa a te, cioè ormai dovete riporvi nelle mani del Signore, cioè veramente è un complicatissima la No, ma deve situazione. piovere parecchio, perché il freddo non basta. Beh, fa bene, anche con tutta la siccità che c'è in giro farebbe anche bene effettivamente, grazie Elena. No, appunto, entriamo bene nel dettaglio appunto di questo piano che Giusto. è in prova da qualche settimana. Appunto, abbiamo visto Granelli, abbiamo letto anzi Granelli Che fa la movida? che è Ah no, andato a ah, vedere se ok. effettivamente chiudessero prima Edeor, però ci stavi dicendo che non sta funzionando. Quindi ti chiedo perché? Perché se comunque chiude il Edeor, ammesso che chiuda, quello me lo dirai te, comunque la gente non va via, immagino. È proprio questo il tema, nel senso che i bar che ho io sotto casa credo che l'abbiano abbastanza rispettata questa ordinanza, nel senso che a mezzanotte smettono la somministrazione nei dehors, ma non è che smettano la somministrazione dentro al bar, quindi nessuno vieta agli avventori di entrare, ordinare da bere e riuscire in strada e fermarsi sino a quando gli pare, perché poi i locali chiudono alle 2. Alcuni a mo' di ripicca hanno detto: vabbè, allora chiudiamo alle 3 invece che alle 2, perché comunque voi sapete che i locali teoricamente possono stare aperti anche tutta la notte. Da noi avevano deciso di chiudere alle 2 come segnale di distensione, in realtà.
chiudere alle 2, non so voi, io alle 11, 11 e mezza vado a dormire perché alle 7 mi alzo. Pensare di poter dormire dalle 2 e mezza alle 3 in poi non è che sia tutto sto vantaggio. Comunque, i locali a mezzanotte, adesso in via sperimentale, chiudono i dehors. Continuano perché la chiusura riguarda solo i dehors, la somministrazione all'interno dei locali e la gente naturalmente se ha deciso di star fuori, sta fuori. Quindi agli effetti dell'assembramento per strada e del rumore non è cambiato nulla. Noi lo diciamo dalla prima ora, nel senso che abbiamo anche fatto degli incontri prima che l'ordinanza entrasse in vigore e avevamo già dichiarato i nostri dubbi sul fatto che questa ordinanza servisse a qualcosa e effettivamente vi possiamo confermare. E quando dico confermare non sono io perché ho un interesse in gioco, ma sono filmati con tanto di decibel accanto che fanno vedere come all'una e mezza, alle 2 di notte abbiamo 76-78 decibel sotto casa. Per chi non lo sapesse, gli 80 decibel sono mediamente una fabbrica a pieno regime, il 100 decibel sono la soglia del dolore. Quindi no, per darvi una misura, quello che è l'indice di tollerabilità media, considerando che viviamo in centro a Milano, che c'è tutto il rumore antropico, eccetera, eccetera, di giorno sarebbero i 55. E dico un'ultima cosa, scusate i tecnicismi, ma giusto per rendere l'idea, l'aumento è, come dire, non è lineare, ma è esponenziale. Quindi tra 55 e 60 c'è un aumento esponenziale Sì, che sì, sì. non Cioè, è irrilevante. Immaginatevi a si sente di 78, più quell'aumento 80, 80. rispetto a se fosse da 40 a 50, ecco quello è il concetto, cioè, si sente Esatto. molto più. Comunque, il concetto è che l'ordinanza non sta funzionando, ha fatto arrabbiare un po' tutti. Noi, più che arrabbiati, siamo, diciamo, convinti che non serve, l'abbiamo detto e lì finisce. I commercianti sono molto arrabbiati, alcuni hanno fatto proprio dichiarazioni quasi nervose perché si sentono ovviamente toccati nei loro interessi economici e fanno valere il fatto che loro assumono le persone. Quindi diciamo che al momento la contrapposizione esiste. Ho fatto Io mi auguro. Elena, prima stavo Scusa. facendo un ragionamento fuori con la regia così, diciamo che fosse un tema anche quello del fatto di chi va in questi locali, nel senso, adesso la dico male, spero, ma di non cadere troppo male. La verità è che questi locali non si rivolgono a chi abita in quella zona. E quindi è ovvio che se io arrivo lì da fuori, l'ultimo dei miei pensieri, mi spiace cara Elena, l'ultimo dei miei pensieri è, oddio, cerco di non fare rumore perché sta qua sopra, non so come dire, no? Se invece abitassi Certo. lì e vado al locale sotto casa, ma è anche nell'interesse di chi gestisce il locale, nell'interesse degli avventori, non far diventare un casino pazzesco, perché poi questo, la serata, no? E quindi secondo me c'è anche questo tema del pensare che alcuni locali si riferiscono a una clientela che non è di quel luogo e quindi è complicata anche da gestire a quel punto, no? Può avere Ma un senso allora, questo ragionamento oppure è troppo sicuramente. campatinaria? No, Ok. questo io vi dico che tra l'altro che a me piace anche andare, andare a farmi colazione oppure bermi un aperitivo, l'ho sempre fatto, lo farei tuttora e è assurdo che con tutta l'offerta che ho sotto casa io non mi senta più di frequentare i locali che ho sotto Vedi. casa e questo è grave e nessuno di noi lo fa proprio perché si è creata quella frattura che va contro la logica del il locale del mio quartiere e gli voglio bene. Però Chiaro. chiaramente Milano poi è una città attrattiva anche per chi viene da fuori Milano, quindi diciamo che il tema del quartiere, forse per locali che hanno diciamo la volontà di attrarre un pubblico serale, ovviamente devono anche loro un po' allargare la platea. Vi assicuro che da noi arrivano persone dall'Interland. Io ho viaggiato in treni della Nord al sabato pomeriggio e sentivo ragazzi che stavano arrivando appunto dall'Interland e venivano, guarda caso, in Porta Venezia. Cioè, ormai Milano, ormai forse è sempre stato così, ma oggi è veramente diventato polo d'attrazione non solo per la città, ma per tutti le cittadine, i paesi che stanno intorno a Milano. Il problema è che, ti ho detto, si è anche molto mescolata la qualità della frequentazione, perché io tante volte io abito al primo piano, guardo fuori, francamente vedo delle facce di persone anche assolutamente, non so come dire, vedo i visi anche dei miei figli, cioè di Sì, 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 adolescenti o sì. meno adolescenti, e
Il problema è la quantità, cioè è sdoganare, perché tu giustamente hai detto, se io sono nel locale sotto casa non faccio casino perché so che sopra ci abita il mio vicino, ma la verità è che quelle seratone lì si facevano a Capodanno e a Ferragosto almeno funzionava così e ci si pigliava le secchiate d'acqua, erano due, tre occasioni nell'anno in cui era consentito esagerare. Invece adesso il famoso modello Milano, per cui giustamente tu prima hai fatto appello alla cultura, ha fatto sì che sia diventato normale, addirittura promosso come modello buono e giusto perché era la nuova socialità, non parliamo nel post-Covid, la gente che si riappropria dei propri spazi, una socialità diffusa, condivisa, ma sono tutte balle, nel senso che va benissimo la socialità, ma non può andare oltre ogni forma di civiltà. E cosa che è avvenuta, appunto, è veramente un tema di civiltà. Vogliamo ridare alle città una dignità? Vogliamo ridare alle città la loro vocazione primaria, che è quella di essere contenitori di esperienze di vita civile? Sì o no? Adesso è no, ma ve lo posso garantire, cioè noi non viviamo più e non Bella viviamo più domanda, per Elena. quella di... Elena, ci hai fatto la domanda da 1 milione di dollari, mi sa. E quindi credo che, e adesso ti ringrazio perché siamo arrivati alla conclusione, che ci dovremo risentire proprio avanti per dirci appunto come procederanno le cose, come questa sperimentazione, che già abbiamo capito comunque essere abbastanza Fallimentare. fallimentare, si concluderà verso fine novembre, capiremo appunto come andrà. Elena, io davvero ti ringrazio per tutto quello che ci hai detto, grazie anche per la tua pacatezza e la tua gentilezza. No, ma grazie a voi per l'attenzione che ci dedicate. Io spero di aver restituito uno spaccato veritiero, lo è di sicuro, ma anche un po' insomma, che avvicini al problema tanti che magari pensano che la Malamovida sia un gruppo di rompiballe che vorrebbe una città buia e spenta. Ecco, non è quello l'obiettivo. Vogliamo una città vivace, viva, piena di offerta, cosa che peraltro Milano è sempre stata, ma con le regole chiare di ingaggio e il rispetto delle stesse. Io ringrazio ancora voi e vi auguro un buon proseguimento di trasmissione. Grazie mille, Grazie, grazie mille Elena, grazie mille al Elena. comitato Appunto. Lazzaretto.